Marsango, 1969, officina di Silvio Marconato. Ascolta Silvio, mi vorrei ampliare la gamma della fornitura di negozi. Già femmo in scaffaiature, femmo che cos'altro. Vorrei ampliare e fornire tutto il negozio. Cosa che desito se ti tiri fuori una roba simile a questa qua per fare tagliare i saiadi, tagliare i prosciutti, tagliare i prosciutti, le soppresse. Sito buon? Ciao. Io ciao. Ora tempo, ma questa sei, questa sei una qua che ha fa, che ne sei che fa anche in Germania, ma in Germania da sé superiamo gli altri. Perché vi dico, vendendo le scaffaiature, vendendo anche i banchi, mettendo anche che altre attrezzature vicine, se fa si è venderle. Già l'organizzazione fatta. Certo. E dopo che sali anche un'altra roba, che siccome che è una roba corsita, specializzata, ma mi cavo fuori perché è una roba che mi avvedo, ma che se mi fradeo, che è appena tornato dal militare. E sarebbe, mi penso che sarebbe giusto che si mettesse a lavorare una Santa Caeva. Capisci tu? Ma... prima o prima dopo bisogna che si metta a lavorare. Ah, ecco. Si vuoi che vada avanti. Ciao Silvio. Ciao, come fratello. Ciao Neneo, come stai tu? Beh, in gran forma. A giri devo proprio io pensare a te, guarda. A me? Capito. Invece pensare a te, invece a me. Allora, guarda, io non mi dico con Silvio per dare questa macchina qua. Cosa che dici tu? Cosa sei? C'è una macchina per tagliare, se ami, cosa sei? Proprio così. Cosa sei che fa? Ti dico mai di questa roba qua? Pensavo una roba da sé, abbiamo tutta l'organizzazione per vendere banchi frigoriferi e vogliamo fare l'arredamento del negozio completo e quindi affettatrici, tita carne, tutte che robe a sega ossi. Ma intanto cominciare da questa roba qua. Cosa che dici tu? Tu dica me. Come fe? Mi lo sa abbastanza. Femo? Femo, da me. Femo, da me. Mi te sai che mi ho tanta buona volontà, che è indovinò, ho una macchina che non sogna ancora se ho finito di pagare il mutuo. Non so parlare neanche del mutuo. Non so parlare neanche del mutuo, no. Tutti, ascolta, scominciamo intanto, dopo vedremo. Scominciamo. Ma mi cosa vuoi fare? Cosa che dire tu, Silvio? Perché mi non sogna buon lavorare, tu sei. Ah, mi sono solo che buon lavorare. Allora, ascolta, ti te che devi cominciare a vendere per l'arte. Sì. E ti sei un buon venditore, ti sei nato un venditore come me, e quindi questo è importante. Silvio, si può costruire. Questo sei in dubbio. Mi vedo una mano con l'organizzazione commerciale e dopo vediamo come... Partiamo e dopo vediamo. Partiamo. Cosa hai detto Silvio? Sì, si può fare. Intanto partiamo. Per conto mio, ecco. Si può fare. E cosa hai detto ti, fratello? Mi ti guido mi schiedo di no. Ma cosa ti interessate di schiedo? E banche che ne gavo mucho. Ah, beh, basta. Siamo sempre partiti con i debiti in banca. Dove pagheremo? E ora cosa facciamo? Mi diceria, di non perdere tempo, se Silvio si assente, cominciamo a farla e dopo ti iscrivi a venderla e partiamo. E dopo si vedrà. Ma ora facciamo una società, ora? Ah, sì. Tutti e tre? Tutti e tre, perché no? E come chiamiamo? Come chiamiamo? Cosa dici tu, Silvio? Sì, Silvio. Silvio, guarda. Silvio, sono d'accordo con me. Silvio? Tanto no, che... No, niente. No, niente, Silvio. No, no, bisogna mettere la sigla, no, la sigla che era io. Che era il nome. Ah, mi sono meno adatto per queste robe qua, però TCT, tanto ne hai inventato tre. Sì, Silvio, Roberto, Sir, Nereo, Sir... Sir, no, Sir. Ah, ecco, Sir, Silvio, Silvio... Mettiamo dentro Marconato. Nereo, ecco. Silvio, Roberto, Marzaro, Marconato. Silvio, Roberto, Marzaro, Marconato, Nero, Sirman, no, cambiamo una mano. Sirman. Ecco.
Sirman. Oh, adesso se tutti gli esterofili, sti clienti qua, due robe straniere, però. Oh, Sirman. Ma dopo si vedete a tutti i veneti. Dove tutti i veneti? Sirman. Bene. Buona idea. Miga stavo. Molto bene. Molto bene.